Fortunato, mi parli un po' di questo spettacolo tuo di Geltrude? Allora, Geltrude ha debuttato a Benevento nell'edizione del 93 e viene per la prima volta qui a Napoli, al Teatro San Carluccio, e stiamo fino all'11 dicembre. E Geltrude è una storia d'amore intensa. A base poi del personaggio di Geltrude c'è anche la Napoli dei racconti orali, dei Fattarelli, dei Munacelli, di tutta una tradizione che fa parte un po' della mia scrittura anche in precedenti lavori. E in questo percorso drammaturgico cioè ci siamo incontrati, io con la scrittura e Enzo con la musica e con la poesia delle sue canzoni. Adesso crediamo hai fatto le musiche per questo spettacolo e tante altre cose, ci vuoi dire qualcosa? Ma per me fare le musiche per spettacoli come questi, insomma, mi crea mi dà delle soddisfazioni, in quanto tutte le volte che ho lavorato con Fortunato ho potuto identificarmi in certe cose sue, è naturale, no? Insomma, se no posso. No, voglio dire, mi sono sempre divertito fare le musiche per. C'è una sintonia quasi, abbiamo scoperto di avere insieme musicalmente, diciamo come autore, come cantante, come autore di musica, io come scrittore. Abbiamo scoperto casualmente questa sintonia da un precedente lavoro che abbiamo fatto nel 90, che è La Statua, e lui ha fatto delle musiche, aveva delle musiche splendide. E Le abbiamo usate, sì. c'erano delle canzoni che sul testo che poi dopo abbiamo verificato sembravano proprio scritte apposta Per questo per, lavoro, no, per la statua. nella Qui invece statua, sono dei pezzi proprio che hai fatti dovuto creare, questi originali qua, hai dovuto creare questi nuovi pezzi e alcuni sono tratti da un LP precedente, scusa. ci sono delle musiche inedite fatte apposta per questo Per questo spettacolo, spettacolo. ma più che altro sono atmosfere. Sempre con una melodia, con qualcosa di riferimento, anche se potrebbe sembrare, diciamo, un contenuto, no? Geltrude che parla in napoletana, che parla del Munacello, insomma, dei suoi problemi intimi, però va al di là, è qualcosa che appartiene all'interiorità, qualcosa che appartiene al sentimento, non al sentimentalismo. Le cose gratuite, qualcosa che a me. E non a caso, tutte le volte che mi trovo a lavorare con Fortunato, le cose coincidono con delle canzoni che avevo scritto io e con i suoi contenuti, ma senza che. Cioè, Quindi senza, destino, insomma. poi, tra l'altro, abitiamo anche Ecco, vicino, forse capiamo è molto strano, vicino. cioè, ai quartieri spagnoli, può darsi abbiamo la stessa vena. Sì, C'è una sicuramente. certa sintonia, insomma. C'è senz'altro, perché questo, a me queste cose qui piacciono, tutto quello che non è normale, tutto quello che Si può è improvvisare. imprevedibile. Anche perché per me nel teatro oppure nei spettacoli la musica è molto importante, ha un ruolo determinante, perché ti dà l'atmosfera, ti dà il ritmo, ti dà proprio una serie di anche emozioni. Questo è uno spettacolo di emozioni. Fino a quando resterete al San Carluccio? Allora partiamo, debuttiamo, la prima è stasera, fra poco, stiamo ancora tutti quanti Infatti molto siamo tesi, prima della prima. stiamo tutti così con ancora alcuni problemi che stiamo affrontando. Niente, allora, oggi 29, dal 29 all'11 dicembre ci troverete qui a San Carluccio con Geltrude. Enzo, vorrei fare un'altra domanda sulla canzone napoletana. Una volta, quando si faceva la musica napoletana, c'era una dimensione, c'era un fatto. Oggi c'è un meccanismo robotizzante, c'è una metropoli, ci sono 300.000 motorini e 200.000 persone, dove non si percepiscono più delle cose. Allora oggi o sei veramente un artista, uno sensibile, c'è cioè un musicista che ha una grossa sensibilità e veramente va a meditare con lui stesso, entra nel suo mondo, cioè cerca di capire chi è, cosa vuole.
il contenuto artistico è qualcosa che non viene dal cervello, il cervello è solo un computer dove può organizza le cose, ma è importante lo spirito e l'anima artistica, o ce l'hai o no. Cioè essere o non essere, diceva Shakespeare. Ma infatti è così, è inutile che tu sei una margherita e vuoi diventare per forza una rosa. Fa margherita, Gertrude potrebbe anche essere Napoli, questa, con questa sua forza che vuole venire alla luce, vuole dichiarare la sua voglia proprio di essere più vivibile, insomma, in un certo senso. Allora, non ci resta che invitare i nostri telespettatori a venire al San Carluccio fino all'11 dicembre per Geltrude di Fortunato Calvino e con le musiche di Enzo Gragnaniello. Lo metto a scuornere e serva sopra. Ma l'amore ti prende e non ti chiede chi sei. Come sei? Andiamo via. Non ma pazzo paga! Frate e Sorenzi. Ma faci tribrezza. Si ti sporca, sporca! Basta! Basta! Prepara. Alcuni già hanno dato.